sana Livol, sì, adesso ce ne andiamo a Roma Nord, sulla Braccianese, per capire i problemi di ben 1900 residenti di via Tallone. Vediamo la prima parte del servizio. Pian Saccoccia, profondo nord, sulla Braccianense, campagna romana attraversata da un'unica arteria, un mucchio di palazzine che si allungano, disperdendosi lungo via Tallone e via Paravia. Due strade solo presunte. Ci sono le indicazioni stradali, piantate nel nulla. A terra una gettata di asfalto, fai da te. Pian Saccoccia è un piano di zona, data di nascita, primissimi anni 2000. Nel frattempo, mentre la burocrazia si metteva in moto, le famiglie hanno acquistato le case, immerse nel verde, a pochi chilometri dalla città, e ben servite dalla ferrovia, così come recitano i cartelli che ancora invitano all'acquisto. 1900 gli abitanti. Posto è bello, questa è una zona paesaggisticamente vincolata e purtroppo tutte le opere di urbanizzazione sono assolutamente mancanti, quindi un quartiere senza servizi. Qui non c'è ancora strada, non ci sono ancora marciapiedi. Abbiamo dei grossi problemi con il trasporto pubblico, e non c'è la raccolta delle acque. Abbiamo fatto una petizione popolare raccogliendo oltre 700 firme per poter chiedere che l'autobus entri dentro il piano di zona, perché il piano di zona è lungo circa 1,5 km. E noi ci facciamo a piedi. Deviare la linea si è rivelata una missione impossibile, manca la rotatoria, ossia una delle opere di urbanizzazione che Pian Saccoccia attende inutilmente da anni. Così come da anni i residenti chiedono di mettere in sicurezza l'unica fermata della linea 030 che serve il piano di zona. Per spostare la fermata sul ciglio della strada sono state convocate anche diverse commissioni urbanistiche. Sono 7 anni che aspettiamo. E finite nel fosso? E finiamo nel fosso perché purtroppo è una fermata dove alle 6 del mattino i ragazzi che vanno a scuola al buio sono sul ciglio, non c'è illuminazione, non ci sono delle strisce pedonali, non c'è una segnalazione. Al pacchetto delle opere da realizzare oppure da completare, Pian Saccoccia associa anche una tranche di opere concluse che attendono solo di essere prese in carico dall'amministrazione, tra cui il depuratore. Questo qui purtroppo è una situazione di abbandono dovuto proprio al fatto che non si possono completare le opere, quindi questa sta qui era l'inizio di quello che era il lavoro dello svincolo di uscita sulla Braccianese e purtroppo sta così da oramai 6-7 anni e ci sono questi 15-20 piani che stanno soffrendo tantissimo l'aspetto dei lavori pubblici che non si riescono a portare a termine. Gli uffici pubblici devono fare la loro parte nei termini, nei tempi, proprio perché devono capire che questi sono lavori di interesse per la collettività, dove le famiglie vengono a abitare e si trovano in queste situazioni di estremo disagio. Bisogna cambiare passo e bisogna dare una risposta. E torniamo adesso a via Braccianense con Rossana Livolsi. Vediamo. Mancata presa in carico delle opere completate, mancati collaudi, mancata definizione delle nuove opere, tutte quelle secondarie, dalla scuola alla piazza, dal centro civico ai parcheggi, quelle che fanno città. E ormai scivolate in fondo alla lista, in assenza dell'impianto di raccolta delle acque bianche e della rete di caditoie. Insomma, case affiancate lungo un serpentone di asfalto che avanza nella campagna per oltre 1 chilometro. Dei 16 milioni e 600 mila euro previsti per fare di Pian Saccoccia un quartiere di Roma, mancano l'appello i 9 che avrebbe dovuto stanziare il comune. Il tema delle opere secondarie nei piani di zona è un tema gravissimo perché ovviamente si è lavorato con la consapevolezza, secondo me, nel passato che non sarebbero mai state realizzate o almeno non completamente, cioè che la copertura finanziaria c'era soltanto per le opere di urbanizzazione primaria. Verificare anche nelle aree limitrofe, ad esempio con la legge sulla rigenerazione urbana, se si possono fare delle opere di ripianificazione che ci permettano di arrivare anche alle opere di urbanizzazione secondaria. L'assessore rivendica un lavoro di ricognizione a monte di tutti i piani di zona di Roma per accertarne stato di attuazione e congruità. Da qui tempi lunghi per il via libera. Sulle opere collaudate c'è ottimismo. Posso dire che su Pian Saccoccia entro l'estate
potremo procedere all'immissione in possesso anche del depuratore. Nella variazione di bilancio prossima, che avverrà entro l'estate, si potrà fare anche questa presa in possesso. Se il comune resiste, i piani di zona nascono a spese zero per il pubblico, ricorda l'assessore. A mettere mano al portafoglio, il consorzio continua a macinare spese, spesso a fondo perduto. È molto in alto mare, anche se la prima parte e la seconda parte delle opere di urbanizzazione, quelle essenziali, sono state fatte. Abbiamo depositato il progetto per terminare queste opere di urbanizzazione nel 2012 e ancora non abbiamo ottenuto risposta. Noi abbiamo già i soldi. Se aspettiamo un altro po' che le aziende falliscono, forse non li avremo più. Immaginato come un quartiere immerso nel verde, con contorno di vincoli paesaggistici ed ambientali, è solo uno stradone semipolveroso al limitare di una curva della Braccianese, case nel nulla. Saremo costretti, come abbiamo fatto su altri piani di zona, a chiedere al TAR un commissario ad acta per smuovere questa inerzia amministrativa, in maniera tale che il commissario possa dire: questo è il progetto, andate avanti con le opere, vi autorizzo, con i poteri sostitutivi, il comune viene definitivamente accantonato. Dobbiamo difendere i diritti dei cittadini e anche del nostro lavoro.